Credo che tutti quanti, almeno una volta, abbiamo avuto modo di constatare quanto siano dolorose le ferite del cuore. Tanti cercano di nascondere il loro tormento, le loro ferite, le angosce, e forse cercano anche di allontanarle, ricorrendo a feste, bevendo, mangiando, scherzando, ma non riescono a liberarsi di questi dolori che a volte si covano nelle profondità del cuore. E allora, cosa fare quando il cuore è ferito? Come curare un cuore ferito? Prima di tutto, non chiuderti in te stesso e non ricorrere a rimedi umani. Quando il tuo cuore è a pezzi, nessuno sulla terra può alleviare le tue paure e i tuoi tormenti. Gli amici, per quanto si impegnino, non possono far nulla. Molti sono feriti nel cuore perché amano Dio, e forse proprio per questo non riescono a capire, perché devono affrontare delle situazioni difficili. Altri si chiudono in loro stessi e si convincono che le loro preghiere non sono ascoltate. Altri ancora vorrebbero servire Dio, ma sono troppo doloranti nel cuore per farlo. Se stai affrontando delle ferite interiori, non chiuderti in te stesso. Non ricorrere a rimedi umani, perché solo Dio può smorzare le onde della tua sofferenza, le onde della tua depressione. Solo Dio può spegnere quella sensazione di solitudine, di fallimento che causa atroci ferite. Vedete, spesso si dice, beh, il tempo curerà queste ferite, guarirà queste ferite, ma le ferite del cuore non si possono curare con il tempo. Le ferite del cuore sono le più dolorose, le più incomunicabili. Molte volte le ferite del cuore si vivono in solitudine. Quando sei ferito, i giorni e le settimane passano, ma l'agonia resta. Il tempo può un po' nascondere il dolore, ma basta un piccolo ricordo per riportarlo subito in superficie, più devastante che mai. Il tempo non guarisce le ferite, non anestetizza il dolore. Chi può guarire le ferite del cuore è uno solo, è Dio. Come figli di Dio possiamo avere, possiamo subire delle ferite. Può accadere, siamo ancora in questo mondo, in un mondo imperfetto, abbiamo a che fare con persone imperfette. Ma come figli di Dio dobbiamo riempire la nostra mente non del pensiero delle nostre ferite, delle cause delle nostre ferite. Dobbiamo fare una scelta e riempire la nostra mente delle promesse di Dio, delle promesse della parola di Dio. E dobbiamo permettere alla parola di Dio di consolarci. Non permettere che le cause delle tue ferite regnino nella tua mente. Potranno attraversarla, ma non permettere che vi dimorino in modo permanente. Vi poniamo la nostra fiducia nel Signore, la nostra fede nel Signore. Nulla della tua vita sfugge al Padre Celeste. Egli conosce gli inganni che hai subito, conosce le lacrime che hai versato. Il Signore conosce anche il dolore che ti opprime. Ma quello che voglio dirti è che Dio non toglie mai gli occhi da un cuore dolorante. E allora, quando la sofferenza interiore, la ferita del cuore, il dolore del cuore diventa insopportabile, c'è una sola cosa da fare, ed è quella di andare ai piedi del Signore. Può accadere di sentirsi abbandonati, rifiutati. Può accadere a volte di vacillare nella fede. Può accadere a volte che le lacrime prendano il sopravvento.
può accadere che il cuore sia spezzato e lo spirito abbattuto, ma qualunque cosa accada, ricorda che Dio regna, è sul suo trono, e Lui dice che non caccerà via coloro che andranno a Lui.